Ciao Bad Comics, come tanti, se non come tutti, sin da ragazzino sono stato affascinato moltissimo dalla figura di 007, questa super spia britannica, James Bond, un uomo dotato di uno charme, un'eleganza, una capacità intellettiva di combattimento, che aveva mille gadget, un sacco di donne, macchine fighissime e si scontrava contro avversari sempre più strani, sempre più mostruosi, contro mostri, ma contro uomini mostruosi soprattutto. E quindi c'era questo fascino, questo senso di realismo, pur trattandosi di opere sostanzialmente di fantasia nate nella mente di Fleming in una serie di romanzi bellissimi che successivamente ho scoperto. Ovviamente il personaggio l'ho conosciuto per la prima volta nella sua iterazione cinematografica in una delle tante pellicole. All'epoca c'era ancora Pierce Brosnan come 007 cinematografico, ecco. Come ho continuato a seguire il personaggio con grande trasporto, ci sono state pellicole che ho gradito di più e pellicole che ho gradito meno. I romanzi li ho letti quasi tutti, me ne manca qualcuno, ecco. Non ho amato l'ultima iterazione cinematografica di 007, quella impersonata da Daniel Craig, con l'eccezione di Casino Royale che mi fece molto ben sperare, ma le pellicole successive, fatta eccezione per alcuni elementi, alcuni passaggi di Skyfall, mi hanno molto deluso, mi hanno sostanzialmente annoiato e soprattutto non ho visto in Craig e nella sua incarnazione del personaggio. Craig è un attore che mi piace, però per quanto fosse un personaggio anche molto dignitoso e molto anche di spessore talvolta, non vedevo James Bond. Ecco, questa è una piccola parentesi per dire che in realtà il vero James Bond è comunque tornato recentemente in scena, ma non al cinema, ma piuttosto sulle pagine dei fumetti. Nella miniserie James Bond, Vargr, credo si pronunci così, un nome in codice, scoprirete dopo cosa significa, non posso fare spoiler. Ecco, che cos'è questa miniserie di James Bond? È l'ultimo adattamento a fumetti del personaggio, un personaggio che ha una grande storia sulle pagine dei fumetti, una storia non molto fortunata. Qualche tempo fa scrissi uno speciale che potrete trovare quasi sicuramente su Bad Comics, tolgo il quasi sicuramente, nella quale si ricostruiva la storia editoriale dello 007 dei fumetti, una storia tormentatissima, con il personaggio che passava da una casa editrice all'altra, diritti che non si sapeva di chi a chi appartenessero, nessuno voleva pubblicare più storie di James Bond perché non vendevano i fumetti di James Bond. E come facevano a non vendere io ancora non lo so, però al di là di questo, questa miniserie è l'ultima versione a fumetti di 007, è scritta perlomeno in questa prima miniserie, in questo primo arco di storie, è scritta da Warren Ellis che sapete. Sono molto di parte nei suoi confronti, mi piace tantissimo, è uno dei miei sceneggiatori preferiti, è nella mia top 5 assolutamente, disegnata da Jason Masters, su Insania arriviamo dopo, ecco. Perché questo James Bond è davvero James Bond e non è il James Bond che avete visto di recente al cinema? Per una miriade di motivi. La prima è quella della struttura narrativa di una storia che sostanzialmente è semplificata rispetto a questi grandi casini nei quali James Bond si è trovato recentemente negli ultimi anni sul grande schermo. È una storia molto più dal sapore vintage, una storia forse anche un po' troppo lineare, un po' troppo semplice, anche prevedibile se vogliamo. Alla fine James Bond è il personaggio più prevedibile, cioè, alla fine vince sempre, raga. Cioè, non ci sono dubbi su questo. Quello che interessa è come lo fa, quello che interessa è vedere questo personaggio, come si comporta, come si muove. Un personaggio che non è solo azione, non è solo muscoli, ma anche intelletto, un personaggio che è un detective, un personaggio che è fallace, un personaggio che sbaglia, un personaggio che commette errori, che spesso cade vittima della seduzione della donna sbagliata, ecco, che porta su di sé le ferite, un personaggio non normale, ecco, per quanto dotato di uno charme incredibile, ecco. Quindi, in questa storia cosa succede? C'è qualcuno che ha preso di mira le super spie britanniche, ma questa è solo la punta dell'iceberg, se vogliamo, è anche la parte meno importante della storia, perché ciò che 007 deve risolvere è un pericolosissimo traffico di una droga sperimentale che ha degli effetti collaterali potenzialmente disastrosi, che giunge dall'Europa continentale in Inghilterra.
e non si sa da dove proviene, non si sa chi la produce e non si sa cosa potrebbe causare all'Inghilterra, alla Gran Bretagna tutta, ecco per così dire. E quindi James Bond viene mandato in Europa continentale, adesso si può dire anche in Europa, dato che l'Inghilterra è pure uscita dall'Europa a tutti gli effetti, e deve indagare sul posto, conoscerà ovviamente degli individui, alcuni poco raccomandabili, e non sarà tutto rose e fiori. Ovviamente lui riuscirà a districarsi alla meno peggio e dovrà comunque sudare non poco per sgominare questo traffico, che la cui origine è misteriosa, ma soprattutto le cui implicazioni e diramazioni sono fra le più svariate. Ecco, c'è un po' di tutto, c'è fascino vintage nella narrazione, dai completi classici dal 007 che non vuole abbandonare la sua classica pistola, ma c'è anche modernità. Quindi la pistola non l'abbandona, però gli danno dei proiettili ipertecnologici e così via. La minaccia stessa è un misto di tecnologia. Per quanto abbia proprio la figura del cattivo, sia il classico cattivo dei film d'epoca di James Bond. Ecco, c'è questa commistura tra antico e moderno, tra nuovo e vecchio. Ed è tutto molto molto equilibrato. Warren Ellis ha inquadrato appieno come dovrebbe essere raccontata al giorno d'oggi, ovviamente a mio giudizio, una storia con protagonista 007, e lo fa in maniera classica, non osa più di tanto, non sperimenta più di tanto, si diverte, è molto bello lo humor che è tipicamente British, perché anche Ellis ovviamente è britannico, e ecco, infonde nel personaggio una bella dose di humor. Anche diciamo, che anche diciamo, crea effetto, ecco, non è uno humor buttato lì, deve suscitare nel lettore un effetto particolare, anche perché la dose di violenza in questa storia è molto alta. James Bond è un uomo che non si fa troppi problemi ad uccidere per portare a termine la missione, e quindi c'è questo senso di classico, però anche di riscoperta. Ecco, non osa perché fa una storia molto lineare, questo va detto. I disegni di Jason Master sono molto molto belli, lui ha una linea molto molto elegante, già dalla copertina, insomma. Cura il personaggio, cura l'eleganza del personaggio, rende le figure molto molto belle, molto molto piacenti, anche sensuali in un certo senso, un po' statiche, questo sì va detto. Diciamo che lo storytelling del fumetto è molto molto cinematografico, ma di un film dei vecchi di James Bond, quindi uno storytelling molto sequenziale che procede, che ha delle fasi, delle sequenze di azione senza parole, dove tutti si muovono, corrono, combattono, risoluzione, discorso, azione. Quindi c'è questa alternanza tra parola e azione, è molto definita, e quindi questa ricerca estetica un po' della perfezione dei personaggi sacrifica un po' il dinamismo. Ecco, lo si vede nelle scene in cui Bond si muove con molta frenesia, per esempio deve fare una capriola nella stessa vignetta, e allora il disegnatore utilizza la tecnica dei corpi multipli, un po' quella che veniva utilizzata per Flash, per il Flash dannata, no? Per far percepire al lettore la super velocità, ma che per esempio Carmine di Giandomenico, come altri, per il Flash moderno, ha abbandonato. Ecco. Quindi il disegno è molto bello, però soffre nelle scene d'azione che però sono scritte talmente bene, in maniera dettagliata e curata, e occupano anche molto spazio nell'ambito del fumetto, proprio molte pagine, che diciamo, questa sofferenza si avverte in maniera risicata. Ecco. Al di là di tutto, veramente un buon ritorno per James Bond, speriamo che sia quello giusto. Ripeto, questo personaggio non ha mai avuto molta fortuna nell'ambito dei fumetti. Panini ha portato in Italia questa sua nuova iterazione, appunto, a fumetti, speriamo che possa andare bene. Ellis si è occupato di questo rilancio, come fa spesso, lui si occupa di rilanciare, scrive i primi cicli e poi lascia il personaggio e il setting come l'ha impostato nelle mani di altri. Ecco, anche il cast di supporto c'è il classico cast di supporto di James Bond, ovviamente anche questo è una chiave molto vintage, molto che strizza l'occhio ai vecchi fan. Ecco, per me è stata una lettura abbastanza entusiasmante, ecco. Ciao, Bad Comics.